tutti! Oggi vi mostro dei mini art journal che ho preparato per delle mie amiche. Sono interamente realizzati utilizzando il gel printing plate, ovvero questo, di cui vi parlavo nei video precedenti. L'intero art journal è realizzato con questa tecnica, quindi dalla copertina alle pagine interne. La chiusura è fatta con il velcro. Queste sono le pagine interne, che sono ricavate da un foglio A4 piegato a metà. E sono intervallate da due tag che io ho deciso di lasciare color avorio per permettere alle destinatarie di decorarle in base al loro gusto. Queste sono le pagine interne e le ho rilegate a mano, ho cucito a mano i foglietti utilizzando la rilegatura di cui vi ho parlato qualche mese fa. Vi metto il link nell'info box, così se vi interessa realizzarli allo stesso modo potete guardare il tutorial. Vi faccio notare una particolarità presente nella copertina. Come adesso il video rende pochissimo, comunque tutte le copertine hanno un dettaglio a rilievo, quindi questo decoro è ottenuto utilizzando il gesso acrilico e una spatolina. Vi faccio subito vedere come realizzare la copertina. Ci serve un cartone da recupero che misura 29 cm x 16 cm. Dobbiamo fare delle pieghe, la prima piega 11 cm, la seconda 11,5 a 23 cm a 23,5 cm. Subito dopo, io ho deciso di stondare gli angoli, ma voi potete anche lasciarli appuntiti. Successivamente diamo un'intera mano di gesso acrilico a pennello, quindi uno strato sottile di gesso acrilico, sia davanti che dietro, in modo da preparare la superficie per accogliere i colori acrilici. Una volta asciutto da entrambe le parti, prendiamo il gesso acrilico, un piano su cui mettere il gesso, una spatola e uno stencil. Io ho scelto questo stencil. Lo posizionate nei punti che preferite della copertina e passate sopra uno strato di gesso, esattamente a livello con lo stencil. Quindi deve rimanere un po' di lasciate asciugare bene. Una volta asciutta la copertina, potete anche aiutarvi con l'embosser per velocizzare l'asciugatura, iniziamo a giocare con il jelly. Thank you.
finiamo il tutto con un po' di dorato per dare un po' di luminosità. Adesso con un rullo asciutto, quindi pulite il rullo e passatelo sopra i punti dove c'era il gesso. Ed ecco che il gesso riemerge e ci permette di creare questo effetto. Lasciamo asciugare bene e dopo cuciamo la copertina al resto dei fogli che io avevo precedentemente preparato, quindi con queste varie texture. Sono, come vi dicevo, dei fogli A4 prima decorati con il jelly e dopo piegati a metà, e sono semplicemente interposte queste due tag. In ogni librettino, quindi una volta asciutto, ho timbrato, utilizzando questi timbri di Illusion, una frase. In alcuni, come ad esempio in questo caso, ho fatto una doppia timbrata. L'obiettivo era quello di ottenere una sorta di ombra sotto. Infatti prima ho timbrato con l'Archival Ink nero e dopo ho timbrato con il Memory, l'Unicorn, che secondo me è l'unico bianco che svolge in realtà la sua funzione, perché è l'unico bianco che timbra bene. Quindi se dovete acquistare un bianco vi consiglio di prendere questo tampone, mentre per il nero ho utilizzato l'Archival Ink perché è un tampone impermeabile, quindi resistente all'acqua. Potrei anche lavorarci sopra, quindi il colore, non, la timbrata non si rovina. Spero vi sia piaciuto e a presto! Ciao ciao!